Inarcò la schiena, inspirando a fondo ed espandendo il torace possente mentre l'aria umida gli riempiva i polmoni. Quel tetto era la posizione migliore per passare al setaccio i mille odori della città. Greggio chiuse gli occhi e si concentrò su di essi. C'erano aromi agrodolci di adolescenze al crepuscolo. L'odore rancido della solitudine, di vecchiaie isolate e sature di rimorsi, di ambizioni sfrenate alimentate da ogni tipo di sostanze, tutti mischiati tra loro e col sudore, il vomito e l'urina. Era sempre più difficile isolarli l'uno dall'altro, a mano che col passare dei secoli le società si facevano progressivamente più complesse, ma alla fine ci riusciva sempre. Identificò una traccia e scattò con ferale sicurezza. Balzò da un tetto all'altro e poi a quello successivo. Il rumore delle tegole sotto le zampe aggiungeva un ritmo frenetico alla caccia. Si concentrò sulla sua scia per non essere distratto dagli altri odori o dai suoni lontani, le risate e le sirene delle ambulanze che animavano la notte. Raggiunse infine l'edificio da cui emanava la traccia e si calò giù dalla grondaia. L'odore era sempre più intenso. All'altezza del sesto piano si aggrappò al cornicione e si fece scivolare lateralmente fino alla finestra di un piccolo appartamento. Si sporse con la testa quel poco che bastava per guardare dentro, lasciando le zampe posteriori a penzoloni nel vuoto. Dentro c'era un uomo sui 30 anni, seduto sul bordo del letto col cellulare all'orecchio. «No, Giulia, guarda, non è che non abbia voglia di parlare con lui, è lui che non vuole parlare con me!» Ezio spinse il naso contro la finestra e il suo respiro famelico disegnò un cerchio di condensa sul vetro mentre ascoltava, attento. «Per 10 anni non mi ha voluto parlare, cazzo, 10 anni! Mi ha detto delle cose che un figlio non dovrebbe mai sentirsi dire da un padre e ora che si sta cagando addosso in un letto d'ospedale dovrebbe cambiare qualcosa, secondo te? Dimmi! No! No, non vengo! E non mi rompere i coglioni che non ho nessuna intenzione di litigare anche con te!» L'uomo chiuse la chiamata e sbatté rabbiosamente il cellulare per terra. Poi si accasciò sul letto e rimase immobile per qualche secondo. Anche Greggio, in vigile attesa nell'oscurità fuori dalla finestra, aveva smesso di respirare. E piano piano lo sentì, un singhiozzo debole, smorzato, ma che per i sensi di Greggio risuonava come un sibilo assordante fra le pareti del piccolo appartamento. Quindi un particolato denso e invisibile si diffuse nella stanza. Greggio lo intercettò. Era un flusso di immagini frammentate dall'angoscia, ma che la mente esperta di Greggio era in grado di vagliare con relativa rapidità. Identificò velocemente quello che cercava. Un volto di fanciulla familiare e rassicurante, le labbra morbide che si muovevano in un sussurro impercettibile. «Ora ci sono io con te, Paolo, e non ti lascerò mai». Ad Ezio questo bastava. Le fattezze della ragazza erano impresse nel tessuto metamorfico del suo ectoderma. Sarebbe entrato dall'ingresso principale e avrebbe bussato alla porta dell'appartamento. Facile come rubare le caramelle ad un bambino. Si lasciò scivolare giù fino a terra, pronto a mettere in atto l'ultima fase della caccia, quando qualcosa allertò i suoi sensi. Non era il solito lamento sordo che cresceva piano e progressivamente. Era più un cataclisma, un susseguirsi di onde d'urto che si espandevano per poi rifluire ed espandersi di nuovo. E cosa che allertò più Ezio, in esso era contenuto un qualche elemento familiare, ma che all'istante non fu in grado di identificare. Greggio alzò la testa, acuì i sensi e ne individuò l'epicentro. Con una rapida contrazione dell'esoscheletro si librò in volo nel cielo notturno, in direzione del misterioso fenomeno. Si allontanò dalla città sorvolando i colli e oltrepassando la zona dei cimiteri, fino ad un largo spiazzo erboso tra le betulle. Qui discese a spirale e, giunto a terra, tornò rapidamente alle sembianze umane. E in quel momento realizzò di cosa si trattava. Era rancore. Non un rancore qualsiasi, ma un rancore di rara potenza autodistruttiva. Un rancore mescolato a rimorsi, delusione e odio.
e capii anche cosa fosse quella nota di familiarità. Enzino. Iacchetti uscì dall'ombra delle betulle nel chiarore della radura. Ezio. La sua voce echeggiava di una calma apocalittica. Greggio notò come gli occhi di Iacchetti rilucessero di un viola che risplendeva nel buio, e allora comprese. Nematodi corticali. Iacchetti annuì. Aveva deliberatamente infestato il suo encefalo con larve neurofaghe in grado di espandere i segnali del lobo limbico. Aveva scelto di suicidarsi all'unico scopo di attirare Greggio in quella radura. Ezio intuì il pericolo e contrasse i muscoli. Come te li sei procurati? Ero al limite della sopportazione, Ezio. Non potevo più vivere con questo senso di colpa. I nematodi hanno solo amplificato sentimenti che già esistevano. Tu, invece, hai preso la mia vita e l'hai svuotata di ogni umanità. Solo ora, dopo tutti questi anni. La responsabilità è mia. Ho pensato che si trattasse di stabilire un equilibrio tra la luce e l'ombra, un compromesso virtuoso tra il bene ed il male, ma non è stato così. Ezio allargò le braccia. Invece è stato proprio così, Enzino. Te lo posso assicurare. Avremmo potuto continuare nella nostra missione, fianco a fianco, da amici. E invece ti sei lasciato avvelenare. Chi te lo ha fatto fare, Enzino? No, Ezio, forse tu hai perso la prospettiva dopo milioni di anni su questo mondo. Ma io lo vedo e ti garantisco che non si tratta più di bene e male, o di giusto e ingiusto. Si tratta di puro nichilismo, del nulla e del vuoto. Tu dici di assorbire gli esseri umani per uno scopo superiore, ma la verità è che lo fai come un automa affamato. Lo fai con la freddezza di un insetto senza cervello, e in questo non sei diverso da loro, da quegli stessi uomini rispetto a cui ti ritieni tanto superiore. Gli esseri umani non si conoscono più l'uno con l'altro, si limitano a consumarsi a vicenda, consumano le loro vite, le loro idee, i loro corpi, e tu fai lo stesso! Ezio ansimava nel buio, incerto sul da farsi. Ma ora non più, aggiunse Iacchetti. Il tuo orrore senza senso finisce qui, Ezio! L'antico ghigno di Greggio si disegnò nella penombra. Se avessi un centesimo per tutte le volte che ho sentito questa frase, Enzino! Iacchetti sorrise, scuotendo la testa. Questa volta sarà diverso. Greggio percepì altre presenze nelle vicinanze e prese a muoversi in cerchio intorno a Iacchetti, guardandosi attorno circospetto. I nematodi sono allevati solo nei vivai della Rai. Per fermare me potresti aver stretto alleanza con un male ancora più grande, piuttosto miope da parte tua. No, Ezio, non è della Rai che ti devi preoccupare. E allora di chi? Ezio udì il brusio attorno a sé crescere sempre di più. Avvertì delle ombre fra gli alberi, rumori di passi e poi fasci di luce collimata puntati su di lui. È lui! Iacchetti gli si avvicinò. I suoi occhi viola apparivano fosforescenti nel buio e rivoli di sangue cominciavano a colargli dal naso. I nematodi stavano divorando il suo lobo frontale. Enzino abbracciò il vecchio collega in un'estrema stretta da amico e avvicinò le labbra al suo orecchio. L'incubo è finito, Ezio. Ho dato la pace anche a te. Sussurrò con le sue ultime parole. Ezio gli concesse un paio di pietose pacche sulle spalle e poi lasciò cadere a terra il suo corpo, esangue. Nel frattempo attorno a lui si udivano ordini concitati. Uomini dalle uniformi irriconoscibili e in tenuta d'assalto lo avevano circondato e puntavano le armi su di lui. Poveri sciocchi, chissà come avrebbero reagito di fronte ad uno scarafaggio carnivoro. Greggio contrasse l'ectoderma, ma si accorse con sconcerto che non rispondeva. Un soppressore di campo! Il comando ormai gli era addosso. In ginocchio e mani appoggiate dietro la testa, Ezio! Ti prendiamo in custodia, non fare resistenza!
Digrignando i denti affilati, Greggio si inginocchiò sull'erba. Chi mi prende in custodia? Siete della RAI? Non ebbe risposta mentre due energumeni gli ammanettavano i polsi. Per la prima volta in migliaia di anni si sentì vulnerabile.